Il 17 luglio la ThyssenKrupp ha presentato a Palazzo Chigi il nuovo piano industriale, che ha confermato le preoccupazioni delle ultime settimane relative al ridimensionamento del sito umbro, che occupa 2.800 dipendenti e produce il 15% del PIL della regione. Quello della Thyssen non è un piano industriale, ma un piano finanziario di smantellamento, che sancisce la deindustrializzazione di Terni e dell'Umbria. Il piano prevede una riduzione dei costi in tutte le aree operative, strutturali, vendita organico di oltre 100 milioni di euro l'anno, la chiusura di un forno fusorio e la riduzione del personale di 550 unità. A questi si aggiungono altri 400 dipendenti delle ditte esterne dell'indotto. Per il Vice Ministro allo sviluppo economico il piano presentato non va bene e non è chiaro sulle prospettive. Le istituzioni locali lo giudicano irricevibile e per i sindacati è semplicemente inaccettabile. Si chiede al Ministro se intende porre in essere un intervento deciso del Governo ad ogni livello, anche nell'ambito della Presidenza del semestre europeo, per scongiurare i prospettati licenziamenti e lo smantellamento del sito siderurgico Le ternano. politiche sociali, Grazie. Giuliano Poletti, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie. Il Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro e il Governo stanno seguendo con grande attenzione lo sviluppo della situazione che si è determinata all'Acciai Speciali di Terni, la società siderurgica ternana che all'inizio dell'anno è stata restituita a ThyssenKrupp dalla finlandese Outokumpu, alla quale è stata ceduta insieme a tutta la divisione degli acciai speciali della casa tedesca. Queste vicende piuttosto strane di andata e ritorno di imprese hanno provocato sicuramente dei danni allo stabilimento. Abbiamo segnalato questo dato alla Commissione europea e al commissario Almunia per le loro competenze, perché questo ha prodotto un danno allo stabilimento italiano. Detto questo, gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo le conseguenze che potranno derivare sul piano produttivo e occupazionale dall'adozione del nuovo piano industriale presentato da ThyssenKrupp. E vorrei precisare che già lo scorso 17 luglio, come è stato ricordato, Governo, istituzioni e organizzazioni sindacali hanno evidenziato che gli obiettivi di efficienza e di recupero di redditività indicati nel piano si possono anche considerare condivisibili, ma rischiano di essere vanificati se non sono accompagnati anche da interventi concreti e visibili che diano una prospettiva di lungo periodo a questo stabilimento. Peraltro, la questione è ben nota ai nostri uffici, in particolare per quanto attiene alle forti preoccupazioni che il piano industriale ha suscitato nei lavoratori che sono sfociate lo scorso 31 luglio nel blocco dell'autostrada A1. Proprio a seguito di questa iniziativa di proteste, al fine di operare un esame della situazione per cercare possibili soluzioni, il Ministero del Lavoro, lo stesso 31 luglio, si è attivato per convocare le organizzazioni sindacali, che tuttavia hanno manifestato la loro indisponibilità all'incontro. Lo scorso 1 agosto, la competente Direzione Generale del Ministero ha ricevuto dalla società una comunicazione avente ad oggetto l'avvio della procedura di mobilità nei confronti di 473 lavoratori dello stabilimento di Terni e la sua contestuale sospensione fino al prossimo 4 settembre. In questa data, infatti, il 4 settembre, si svolgerà l'incontro tra tutte le parti coinvolte presso il Ministero dello Sviluppo Economico e con la partecipazione del Ministero del Lavoro per avviare un confronto sugli interventi necessari per riportare lo stabilimento ternano ai livelli di competitività che, favorendo il recupero delle quote di mercato, potranno consentire di ridurre gli effetti negativi del piano produttivo e occupazionale conseguenti al piano presentato dalla società. Il Governo, quindi, ritiene che si debba arrivare a questo incontro superando le rigidità che rischiano di vanificare il confronto e di spingere l'impresa ad assumere le proprie responsabilità ed assumere impegni che continuino a creare ricchezza e lavoro nel territorio su cui opera. Quindi il Ministero del Lavoro parteciperà all'incontro del 4 per chiedere all'impresa questo tipo di impegno. Grazie. Facoltà di replicare la deputata Tiziana Ciprini per 2 minuti. Ministro, è chiaro che i numeri prospettati sono quelli di una emergenza sociale, di una recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con effetti sull'indotto. Un ulteriore ridimensionamento del sito impedirebbe alle acciaierie di Terni di essere il quarto grande competitor a livello europeo nella produzione di acciai speciali. Le acciaierie di Terni sono universalmente accreditate come un'eccellenza in Europa per la capacità produttiva e qualità dei prodotti, grazie soprattutto all'integrazione dei comparti produttivi. Il danno causato da un taglio simile va nella direzione completamente opposta rispetto a quella indicata dalla Commissione europea antitrust, che invece ne raccomandava la conservazione della competitività. Il sito medesimo è stato fatto oggetto nel corso degli anni di passaggi societari frequenti e apparentemente privi di logica industriale.
Il governo, forte anche della presidenza del semestre europeo, deve porre in essere tutte le necessarie azioni precauzionali in caso di decisioni unilaterali dell'azienda che possono comprometterne la potenzialità produttiva e deve intervenire presso le autorità tedesche affinché il gruppo Thyssen eviti di depotenziare il sito ternano a beneficio di quelli tedeschi o extraeuropei. Nel precedente Question Time il governo ha affermato di considerare l'acciaieria di Terni un sito strategico per il paese. Chiediamo allora che il governo ufficializzi formalmente questa posizione. Chiediamo che il governo convochi nuovamente con urgenza le parti interessate, in particolare l'amministratore delegato Lucia Morselli, le rappresentanze sindacali e le istituzioni, anche in virtù dei recenti sviluppi e al fine di discutere della ripresa delle attività dell'AST ad oggi in ferma. Ad oggi, inoltre, non risulta depositato il verbale dell'incontro del 17 luglio. Chiediamo che venga verbalizzato al più presto e reso pubblico. L'Italia non può più permettersi un atteggiamento passivo del governo nei confronti dello strapotere delle multinazionali straniere, con un Ministero dello Sviluppo Economico che fa il certificatore passivo della deindustrializzazione del territorio italiano e un Ministero del Lavoro che fa l'erogatore di ammortizzatori sociali passivi, trasformando gli italiani da popolo produttivo a popolo di assistiti. Grazie.